Ciao a... Cioè, per fare l'intro ho distrutto qualsiasi cosa. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, buon anno a tutti. Oggi volevo analizzare con voi i top e i flop di questo girone d'andata. Partiamo dal nostro Gigio. Allora, io sinceramente lo metterei nei top, perché nonostante l'inizio del campionato che praticamente subivamo almeno uno o due gol a partita, verso la fine si è ripreso, tant'è che abbiamo mantenuto la rete inviolata per due volte di fila. Reina lo metterei nei flop, ma con un punto interrogativo. Era il portiere dell'Europa League. A parte due o tre miracoli, non è che sia stato questo grande portiere. È un uomo di spogliatoio, tutto quello che volete, però cioè la differenza la devi fare nel campo, secondo me. E poi vabbè, ci sono Antonio, Donnarumma e Plizzari, che Plizzari non l'abbiamo mai visto. E Antonio Donnarumma prende un milione per scaldare i ciappetti in panchina, però dettagli. Adesso passiamo al reparto difensivo. Abate, ennesimo che io considererei un flop. Abbiamo capito che è scarso, questo è poco ma sicuro. Va bene che è una bandiera del Milan e tutto quello che volete, ma vi pare normale che lo metti difensore centrale a due partite perché sono tutti infortunati? Fa quasi il fenomeno, lo metti nel suo ruolo normale, fa schifo. Cioè, Calabria è decisamente un top, sta migliorando partita dopo partita, molto continuativo quando gioca, sta migliorando tantissimo, sta crescendo tecnicamente. Caldara non lo inserisco neanche nei top e nei flop, perché l'abbiamo visto in una partita contro il Dudelange. Conti la stessa cosa, Conti è rientrato quest'anno, partita in corso. Non mi sento quindi di metterlo tra i top e i flop. Passiamo alla Xalta, decisamente un flop. Quelle poche volte che ha giocato ed è subentrato, ha fatto un casino, sinceramente. Ok che è un terzino più offensivo rispetto a Rodriguez, però secondo me, in quanto a maturità calcistica, lui è arrivato, cioè non può migliorare più di così. Passiamo a Musacchio. Musacchio io lo metto tra i top, per il semplice fatto che l'anno scorso ha fatto panchina tutto l'anno. Quest'anno entra da titolare e ha risposto presente a un richiamo molto importante. L'anno scorso è stato molto criticato, però secondo me, secondo il mio punto di vista, ha aiutato tantissimo la squadra. Poi vabbè, è stato via per infortunio, è rientrato da poche partite. Poi qui ci sono Simic, che l'abbiamo visto in una partita, a me è piaciuto solamente non dalla tecnica che usava, ma dalla grinta e dalla forza che ci metteva in campo. Vabbè, Strinic non l'abbiamo mai visto e tutti sappiamo per quale motivo. Rodriguez sicuramente tra i top, per il semplice motivo che l'anno scorso è stato molto molto criticato perché giocava male. Quest'anno si è ripreso tantissimo, sta giocando tantissimo, lo migliora moltissimo, anche se io preferisco un terzino che salti l'uomo piuttosto un Rodriguez che è molto difensivo. Però nel complesso a me piace tantissimo Rodriguez quest'anno. C'è il nostro capitano Romagnoli, che è sicuramente un top. È inutile che vi spiego perché è un top, ha preso la fascia da capitano, sta rispondendo molto bene a questa fascia da capitano, perché è una grandissima responsabilità, soprattutto per i campioni che hanno avuto l'onore di indossare quella fascia. È un difensore fortissimo, tra i più forti in Italia. In ultimo è il nostro Cristianone Zapata, ed è un top secondo me, perché allora molti lo criticano perché è scarso, ma nell'emergenza, erano tutti questi infortunati, è stato il migliore in campo per tantissime partite, ragazzi. Quando Zapata è in vena fa delle partite bellissime, mi piace tantissimo Zapata quando deve sostituire. Passiamo al reparto del centrocampo. Iniziamo dal nostro Timoue Bakayoko. Siccome c'è stata questa emergenza degli infortunati, io lo metto tra i top, per il semplice fatto che ha sostituito una buona porzione di centrocampo, sta giocando benissimo, ha una potenza fisica fantastica, recupera palloni, cerca anche di concludere in porta. Bertolacci proprio tra i flop, senza ombra di dubbio, e vi devo spiegare anche il motivo, penso che sia logico come motivo. Biglia e Bonaventura, li abbiamo visti solo all'inizio del campionato, perché poi ci sono adesso attualmente infortunati. Io sinceramente non mi sento di metterli né tra i top né tra i flop. Bonaventura è un buonissimo giocatore, mi piace tantissimo. Biglia invece, a me non piace Biglia per il semplice fatto che è lento. Già abbiamo un gioco che è molto lento, poi se c'è lui a centrocampo stiamo freschi. Che sì, io lo metto
detto tra i top, ma con un punto interrogativo. Vi spiego il motivo. All'inizio era il nostro carro armato, tutto quello che volete, però verso la fine si è rivelato quasi un flop, perché ha perso un sacco di palloni, non ha sfruttato le ripartenze, non ha cercato di creare occasioni, perdeva palla. Abbiamo Mauri, non mi sento di metterlo né tra i top né tra i flop anche lui, anche se nella top il suo nome ci starebbe benissimo, perché quelle poche volte che l'abbiamo visto ha giocato bene. A me Mauri non dispiace per niente come giocatore. E soltanto che purtroppo Gattuso non gli dà fiducia. Vabbè, qua c'è rimasto Montolivo e non commentiamo. Passiamo ora al reparto attaccanti. Partiamo dal nostro Lord Borini, sicuramente un flop. Sappiamo quali sono le sue doti calcistiche, anche se devo dire, differentemente da Bertolacci, Borini almeno quando entrava in campo ci metteva la grinta e ci metteva la voglia di giocare. Passiamo adesso al nostro Bella Bionda Castiglieco. Io lo metto tra i top. Sicuramente ha giocato bene, molto bene per questo inizio di stagione. Lui ci mette quella grinta, quello sprint, è molto veloce. Per la sua velocità mi ricorda abbastanza Deulofeu. Mi piace come giocatore perché comunque quelle volte che è entrato in campo, ricordiamoci per esempio la partita con la Roma, ha dato quella forza in più alla squadra. Passiamo al nostro turco Çalhanoğlu, sicuramente un flop, perché ha fatto una stagione pessima adesso. Nonostante l'ultima partita con la SPAL abbia giocato meglio rispetto alle altre partite, una stagione così per adesso è veramente da flop. Abbiamo il nostro Pungiglione Cutrone, lo metto tra i top e penso sia ovvio. Già l'anno scorso che è entrato nel cuore di noi tifosi per le sue giocate, per la sua grinta, per la sua voglia di fare gol. Halilović, sicuramente un flop, perché l'abbiamo visto in una partita contro Dudelange. La prima mezz'ora mi aveva convinto tantissimo e poi è andato a fare schifo. Perché non ha esperienza, perché non gli dà fiducia a Gattuso, tant'è che si parla già di un trasferimento a gennaio. Adesso c'è il buon Higuaín. Allora, lo metto tra i top con un punto interrogativo. Sappiamo chi è Higuaín, sappiamo che attaccante è. È uno degli attaccanti più forti del mondo, probabilmente, insieme a Ronaldo, insieme a Messi. Quindi tutti si aspettavano che già il girone d'andata facesse tanti gol. Invece per 2 mesi è stato assente, totalmente assente, vuoi per infortunio, vuoi per la squalifica con la Juve, vuoi perché non dava il massimo in campo, insomma stava andando un po' a perdersi il nostro Pipita. Per ultimo è il nostro Susito, tra i top perché secondo OneFootball, secondo Sky, uno il miglior assist man della Serie A fino adesso, perché ha creato un sacco di assist, ritornato al gol dopo tanto tempo quest'anno e faceva salire la squadra con le sue solite giocate. E adesso vorrei parlare del nostro mister Ringhio. È stato molto criticato in questo girone d'andata per le sue scelte tecniche, per i suoi cambi di modulo, perché proprio è Gattuso, perché tutti non credono sia un allenatore in grado di far tornare il Milan in Europa. Io non so se metterlo tra i top e i flop, perché lì dal punto di vista della persona io Gattuso, cioè io gli voglio troppo bene. Dal punto di vista tecnico non lo so, ragazzi, non lo so, perché anch'io ogni volta che fa questi cambi di modulo e queste scelte io non capisco il motivo, non capisco perché. E nulla, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, fatemi sapere nei commenti chi sono per voi i top e i flop. Speriamo in un 2019 di vittorie, grattiamoci le sopracciglia. Vi ricordo che mi potete seguire sui miei social, che ve li lascio qui sotto in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Milan, ciao!